vi devo dire la verità, a me piace tutto. Quando devo creare mi piace, entro nella creazione e vado avanti, e tutto è bello, tutto. Non c'è uno spazio che preferisco. Io sono architetto, mi sento architetto e vivo dell'architettura, anche se in realtà ho studiato anche belle arti oltre al Politecnico di Torino, e quindi ho una formazione un po' d'artista. Ormai le etichette sono démodé. Diciamo che io vivo della fantasia e della creazione, creo. Un giorno creo un edificio, domani creo un appartamento, il terzo giorno creo un mobile e il quarto un rubinetto. Nella vita molte cose non si scelgono, è la vita che sceglie per te. Sono arrivata in Spagna per amore, amo questo paese e quindi io amo il Mediterraneo e mi sento completamente italo-spagnola. Mi piace da matti lavorare con gli italiani. L'industria italiana nel mio settore è l'eccellenza, non italiana ma mondiale. Quando disegno uno spazio, io non sono mai sola. Un progettista, un architetto ha sempre un committente. Quindi prima di tutto devo capire chi è il cliente dall'altra parte. Chi è, nel senso, che cosa vuole, perché ha chiamato un professionista? Cioè, che cosa vuole da un architetto? Solo uno spazio estetico, vuole un funzionale, vuole uno spazio che gli dia poi un reddito? Vuole essere una visibilità? Vuole futuro, vuole presente, vuole passato? Una casa deve anche capire l'evoluzione della gente. Non è solo oggi, è anche il domani. Io ho iniziato disegnando parcheggi, perché quando ho iniziato a disegnare parcheggi nessuno aveva disegnato un parcheggio, e ho avuto la grande fortuna di disegnare il parcheggio nell'edificio che ha fatto storia, perché è stato il primo edificio firmato per 18 architetti internazionali. Nessuno si era reso conto che un parcheggio era un luogo che si poteva poi affittare per fare sfilate, feste, presentazioni. Per me il colore materia è la luce materia, e quindi io non li tratto come due elementi che aggiungo a un progetto, ma plasmo lo spazio attraverso la luce e attraverso il colore. Il mio progetto favorito, preferito, è quello che non ho ancora fatto, perché ogni volta cerco di migliorare e correggermi. Il mio sogno è fare una bodega di vino, che è una cantina di vini. Amiamo in studio l'arte in movimento, perché pensiamo che l'arte del futuro è l'arte in movimento, e la usiamo noi per fare dei video nostri, perché pensiamo che è un modo per unire l'architettura all'arte. Pensiamo che tutte iniziano con l'A, A di architettura, A di arte, A di artista, ma anche A di amore. E noi mettiamo molto amore nel nostro lavoro. Se devo dare un consiglio a un giovane architetto, la prima cosa che dico è: il primo progetto sei tu. L'architettura è anche come sei tu, come ti vesti, come, che occhiali hai, come sei pettinato e come parli. Pensa al tuo messaggio, a come la gente ti capta, e da lì inizia il tuo primo progetto.